Vekis, continuate a reputare la riconvocazione del Consiglio irregolare? Evidentemente, è evidente, in maniera evidente, totalmente irregolare, nel senso che una seconda convocazione può far seguito solo a una convocazione dichiarata deserta. E la convocazione dichiarata deserta nel nostro regolamento è stabilita quando entro un'ora dalla convocazione del Consiglio non si arriva al numero legale, in quel caso la seduta è dichiarata deserta. Oltretutto, in seconda convocazione non esiste l'ora di tolleranza, quindi noi ci troviamo di fronte a un Consiglio irregolarmente convocato, quindi viziato da un vizio ab origine, no? Che doveva essere dichiarato deserto, perché all'una qui dentro non c'era nessuno. Quindi è andato in onda semplicemente un teatrino dove si sono parlati addosso nonostante avessero già ricevuto una comunicazione sull'irregolarità della notifica. Ma questo dipende dall'inadeguatezza del Presidente del Consiglio, dalla totale inadeguatezza del Segretario Generale e del Sindaco che li ha nominati, no? Un'amministrazione che vive di interpretazioni di regolamenti, cioè che non possono essere interpretati, perché non è che è come se qualcuno, come se il segretario del Parlamento interpretasse le leggi. Il Parlamento le leggi le scrive, noi i regolamenti li scriviamo, li abbiamo scritti, quindi non c'era nulla da interpretare. Una cosa che in 35, 30, 35 anni in questo comune non si è mai vista. Ma qui andiamo avanti a conflitti di interessi con gente che aveva detto che non votava, poi ha votato, col sindaco che risponde a mezza bocca su altri conflitti di interessi. Quindi voglio dire, questa è un'amministrazione che si è chiusa, si è arroccata, chiusa in se stessa e che ha totalmente tradito, no, i principi che aveva, soprattutto quelli morali, del rispetto della legge, delle regole che aveva sposato in campagna elettorale, quantomeno sposato perché ancora è coerente con quei principi. Ma questa è, ripeto, è l'amministrazione della mistificazione.